Pomeriggio, buonasera, anzi, perché siamo ritornati perché questa è la 16ª festa nazionale dello Stocco. È il 13 di agosto del 2016, fa fresco, qualcuno mi ha detto ma non è il caso di mettere il giubbino, fa fresco, si sta benissimo qui insieme allo Stocco, insieme alle pietanze che presentano tanti piatti, tanta gustosità, ma la cosa straordinaria, a parte la parte superiore che abbiamo della seduta, che è già tutta piena alle 20:45, un amplen eccezionale mentre la gente continua a prendere posto, a correre, vedete un po' come corrono gli ultimi posti che sono rimasti qua. Salutiamo questi amici che arrivano da tutta la Calabria sicuramente, ecco, anche la Mezzia Terme, tutti Milano, chi è Milano? Signora Milano, buonasera, lei è calabrese, ma il baffo è milanese, però si vede che il baffo è milanese. Allora buonasera a questi amici, lo vediamo dopo, però da questa parte, guarda un po' cosa succede, è pieno anche da questa parte, vieni, seguimi un attimo, perché la cosa importante, signore mi scusi, lei addirittura si è curato la barba per mangiare una bella barba straordinaria, è un momento pericoloso con queste barbe ultimamente, perché mi ricordano quelli con la maglia nera e con, ecco, la bandiera nera. Ma io non sono di questo. No, sto dicendo, evitiamo. La moglie, chi è la moglie? Quindi ogni tanto la sera a casa, aiuto, un terrorista è tuo marito. Sì, sì. Bene, tutti pieni, tutto a posto, vi potete accomodare. Da dove arrivate? Da Polistena. Da Polistena, beh, noi abbiamo fatto la notte dei giganti a Polistena, bellissima. Buona continuazione, perché noi continuiamo grazie a voi. Stavo scherzando, no? Mi pare chiaro, no? Una battuta che mi serve per fare la televisione, giustamente. Vieni un attimo, vieni. Vedo. Buonasera, sì, ma voi avete già mangiato tutto. Guardate un po', alle 20:45 abbiamo già il primo giro che sta andando via, eh. Avete già terminato, ho visto che lei piano piano non se lo finisce subito, se lo guarda, se lo gira, se lo... è sempre chiedo, a fini, frio. È vero, com'era? Ottimo. Ottimo, da dove arriva lei? Toscana. Toscana, Toscana che zona? Firenze. Firenze, ci può seguire anche da là, eh? Sì, anche sì. Se c'è il giro magico sul satellite, su Sky 875, Sky 879, in HD ci può seguire anche da quella zona. Come sta andando, visto che avete il presidente toscano? Siete più ricchi? Siete più ricchi là? No. No, come no? Non credo. No, non è così? No, no, assolutamente. No, diciamo che però alla fine quando c'è, diciamo, per quella zona. Ma senta, qual è il suo famoso giro magico? Sono gli amici di infanzia del presidente? No, è un giro magico, un'altra cosa. No? Sì. Boh. Va bene così, noi siamo alla saga dello Stocco, esatto. Del Giglio Magico, della Toscana, siamo solo, ammiriamo questa zona bellissima che è una delle più belle d'Italia, con la sua storia, con i suoi monumenti, però è normale che poi alla fine c'è qualcuno che è di origine calabrese qua, sì. Lei o la mamma? La mamma. Ah, e lei la mamma? No. Dov'è la mamma? A casa. L'ha lasciata a casa? Cioè mangia solo lei e poi dice mamma era buono. Esatto. Ok, ciao mamma, ciao. E allora un abbraccio, vieni, avvicinati se mi vuoi baciare. Ciao Paolo, se mi vuoi baciare tu mi puoi, vieni, mi puoi, Paolo mi puoi baciare tu. Ciao, sì. Dalla telecamera. Ciao. Paolo mi puoi baciare pure tu. Era meglio la signora baciarti. Ciao Paolo, come stai? Come stai? Ci rivediamo Paolo, come stai? Sì, beh, bello, bello, ogni anno qui. Ogni anno qui, noi diciamo che è una tradizione, vero? Bello, 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 bello. Beh, vabbè. Diciamo che 20:45 è già pieno, tutti i tavoli. Sì, sì, anche se c'è Giuseppe Ferrero, per esempio, io mi aspetterei molta più gente anche a Rocco Ant, no? Ma qual è? Tira più Giuseppe Ferreri o Rocco Ant? Tu sei un esperto della radio, perché mi ricordo di te quando facevi la radio anche. Allora, dunque, no, Giuseppe Ferrero, Ferreri, perché per un pubblico... Che pubblico ha Ferreri? Che pubblico ha Ferreri? Normale, no. Ha un target più alto rispetto alla comunità. Quindi, cosa succede? Rocco Ant, ci sono i giovani, i ragazzi devono essere portati dai genitori. Che devono mangiare lo Stocco. Che devono mangiare lo Stocco. Quindi, senti, il giubbino non l'hai messo, solo la camicia a maniche lunghe. Fa freddo. Fa fresco, vero? Fa freddo. Bene. Fa freddo. Io ti ringrazio. Grazie di tutto. No, è stata un'occasione. No, sai, io ti intervisto sempre. No, ci tenevo perché siccome sei andato con Marco Renzi anche a essere intervistato. Ci sono qua con siccome abbiamo quella foto in tre, vero. E quindi non giusto. Bene. Salutami Annibale Rotaris, il tuo editore. Sì, Annibale, ti saluto.
saluta Lino. Lino, okay. Lo aspettiamo con ansia. Va bene, ok. Ma vi volete? Io senz'altro. Grazie. Ma tu sai che abbiamo un progetto in sospeso. Sì. E se lo vede l'editore di RTC sta cosa? Non è un problema. Il presidente non è un problema. Ah, bello, no, abbiamo un progetto in sospeso noi due, un'idea. Ah, pensavo con Notaris. No, abbiamo un'idea fantasmagorica che però ancora non vi diciamo. Non mi diciamo, però è una cosa che dobbiamo chiuderla. Lo so. È vero, è un'idea. Sì, nel senso che la chiudiamo e non la facciamo più. Grazie Paolo, ci vediamo, ciao. Oh, continuiamo ancora, vedete che qui tra i tamburi. Che batteva le mani, ha detto: ma gli piace signora, ma lei non vive qua? No, io a Firenze. Ma è con loro? No. Non mi conoscete? È sicuro? Vive a Firenze. Anche lei? Lei? Io piazza Messier. Ciao. Quindi due toscani, ma sono nati in Toscana o di origine calabrese? Abitato in Calabria fino a 9 anni, 45 anni in Toscana. 45 anni che è in Toscana la signora. No, io sono nato. Lui è nato. Ma origini calabresi. Origini calabresi. Bene, calabresi, allora facciamo. Sempre nel cuore. Sempre nel cuore. Allora, cosa fa a Firenze, signora? Insegno lettere. Insegna? Lettere. Lettere. Tutto bene, invece questa sera... Questa mangiare lo è un tuffo nella Calabria. Un tuffo nella Calabria meravigliosa. Ti rigenera. Non so, l'avete letto Conversazioni in Sicilia? Conversazioni in Sicilia. Sono quelli che scattano le mia porte. Cugina. Scusi signora, sta scattando delle foto. È venuta bene? Sì, benissimo. Lei è calabrese? Sì. Non si nota calabresi bionde o la sembianza? C'è una sembianza, avete ragione. Siete prime cugine? Prime cugine. Com'è la sagra? Bellissima. Sì. Scusa un attimo. Scusa! Questa cosa. No, va avanti sempre. Allora, andiamo. Volevo bloccarli, ma non si possono fermare. Allora, la ringrazio, ci sentiamo dopo. Bene, buona serata. Ahi, sta aumentando. Vieni. No, un attimo, no, volevo sapere, venite che così diciamo... Allora, com'è andata la mangiata? Benissimo. Sentite, benissimo. Com'era lo stocco? Buonissimo. Buonissimo. È ottimo e abbondante. No, sono in fila, allora. Vieni qua. Che parlo con i piemontesi. Parlo con i piemontesi perché loro devono ascoltare. Com'era lo stocco? Io vuole sapere tutto. Com'era? Buono. Buono, molto buono. Perché loro sono in attesa. No, sono in attesa. Buono. Sul serio, buonissimo. Quanto ne ha mangiato le oggi? Una porzione. Una sola porzione. Signore, così. Una mi è andata con un biglietto, bene. Ma adesso ritorno. Ma fai il doppio giro, lei quindi fa un altro giro. Certo. Da dove arrivate, signora? Io sono nativa di Cittanova, però abito in Piemonte. Dove in Piemonte? A Cuneo, cioè, ma tanti calabresi là. Certo. Ecco, ciao. Chi sei? Rosetta. Ciao, come stai? Bene, ma pensavo volevi baciare il microfono. Bacia a me. Come ciao, no? Rosetta. Ciao. Mamma mia. Tutto a posto. L'ha assaggiato te lo stocco. Lo stocco buoni. Cioè, io sono il cultore dello stocco. Senta signora, lei Cittanova, vive in Piemonte lei? Io sono di Polistena ma vengo da Milano. Milano. E diciamo, si ritorna. E sono la cognata. Cognate, vi incontrate su ogni tanto. Certo che ci incontriamo. La domenica il caffè. No, però le feste. Le feste. Comandate, sì. Le feste comandate, vi vedete.
mandate, sì. E siete primi cugini? Siamo cognati. Cognati, avete sposato? Questo signore è mio fratello, questo è mio fratello. Fratello, va bene signora, senta, a Milano si sta bene? Milano benissimo, benissimo. Sta. Ci potete seguire anche da Milano, eh? Certo, come no. Su Sky 875, 879 in HD, lo sapeva? So, benissimo. Brava, visto che è informata la signora, come si chiama di nome? Angela. Angela, lo sai che io mi chiamo di nome Angelo, però mi riconosco tutti come Lino? Molto lieta, arrivederci. Angelino, Lino, Polimeni. Io Angela. Angela, senza Lina. Senza Lina. E se io la chiamo Lina, non risponde. Non si gira. No. Ma lei lo sa se mi chiama Angela e non mi giro? Che posso fare? Ora lei? No. Io la chiamo Angela e lei si gira. Subito. Se la chiamo Lina. Chieda a mio marito come mi chiama. Come la chiami? Io lo chiamo Bionda. Bionda! Hai capito tu! La chiama Bionda! Bravo! Va bene così! Ognuno! Buona serata, buon divertimento! Grazie! Noi continuiamo ancora a raccontare questa serata meravigliosa. Oggi è il 13 d'agosto, vedete qui che la gente, mentre Bimbo, come ti chiami? Attenzione che mi cari! Buonasera signora, dove arriva? Rosarno. Rosarno, diciamo che siete della Piana qui, però diciamo la saga dello Stocco ormai è rinomata in tutta Italia e in tutta la Calabria. Quindi è la prima volta che viene o è già venuto? Sì, la prima volta. Prima volta, cosa gliene sembra? Bello. È venuto anche per Giusy Ferreri? Sicuramente. Grazie. Bene, allora a questo punto continuiamo, andiamo dall'altra parte e facciamo un giro a vedere altri signori. Bene, salutate, manda i bacini, come ti chiami? Maria Grazia. Maria Grazia, manda i bacini, vieni. Ciao Maria Grazia. Ecco loro, pensate, qui a Cittanova anche i bambini, quanti anni ha? Quanti ne hai? 5, ti mangerai lo stocco stasera. Sì, brava. Vieni un attimo. Guarda che hanno portato qua, guarda. Cioè veramente senza vergogna. Sono senza vergogna, cioè ci portano anche il salame. Buonasera. Chi siete voi? Io sono il signor Pepe. Pepe di nome? Giuseppe. Giuseppe di cognome? Pepe. Giuseppe Pepe. Sì. Pepe, ma quello è con il peperoncino. L'abbiamo fatto noi. È prodotto locale voi? Io e mia sorella. Ecco, di dove siete voi? Da Cittanova. Ah, da Cittanova. E siete giocati in casa voi? Sì. Puro sangue, tutta questa tavolata è di Cittanova. No. Voi arrivate da Como? Da Como? Beh, mia sorella, quelle sono francesi. Tutti i parenti francesi, tutti. Sì. Facciamo, guarda lì come taglia. Beh, no, ma non potete fare queste cose, però. Com'è fatto questo? Questo è fatto di maiale, proprio fatto. Maiale. E quando dici maiale, non lo posso, sono in servizio. Sono come i carabinieri, come l'arma dei carabinieri. Non beve e non mangia in servizio. Dopo! Questo l'ho fatto io, ma fatto proprio di casa. Di casa, proprio genuino. No. Gli ho dato della ghianda, incidezze. A chi? A un porco. O porco, incidezze. Come parlavi con lui? Cosa dicevi? Porco? Maiale, o porco, incidezze, ghianda, rorindia, patate, tutta roba casareccia. E gli dicevi, guarda, io, e quando gli parlavi dice, mangia. Che poi ti ammazziamo. Dopo ammazziamo subito. Se vi sentono i vegani vi ammazzano, i vegani vi distruggono. Infatti, io non mangio, io non lo... I vegani vi distruggono, lei lo mangia? Sì. Ah, mangia pure. Ah, lei fa quella che non c'entra niente. Non lo vede ammazzare, perché altrimenti. Ah, non lo vuole vedere ammazzare. Lo vede su mangia però. Ah, non mazza però su mangia. Sì, okay. Sì. Buona continuazione. Guardate che noi vogliamo un attimo piano, attenzione che mi cade l'operatore. Ecco, andiamo in Francia. Buonasera signore, come sta? È da 50 anni che sto in Francia. Ce la fa? La signora con lei? È francese, sì, ce la fa ad alzarsi signora, ho visto che è incastrata, ecco, l'hanno proprio incastrata, venga signora, ci aiuti un attimino, venga. Buonasera signora, come sta? Buonasera. Sto bene. A Spiering ci siamo visti con lei? Le abbiamo già mandate in onda. Senta, mi fa parlare adesso? Sì. Grazie, molto gentile. Buonasera signora. Cosa fa in Francia lei? Allora in Francia mi occupo di... Scusa, ma se devi riprendere, alzati! Che mi ripigli così? Vieni di là dove c'è l'operatrice, passa di là e riprenderci di là, perché c'hai la luce a favore. Ecco, dai, così. Va in Francia questa? Bene, ok. Allora, il marito? Sì, mio marito. La moglie chi è? Un marito, no? La moglie. Gu figli gu.
Qui è un figlio? Indu, voi siete un figlio e qui è un padre. Ah, voi siete un padre! Non capivo qui era un figlio e qui era un padre. Ma, allora signora, sì. Come fa a stare col suocero, con padre, con figlio? Non lo so. Non cucina lo lei pure sì. Per loro? Tu? Poverina. Come, tutto. Una cosa, c'è proprio... Ah, ok. È una rovina, eh. Però diciamo che alla fine, come si dice, si fa volere bene. Sì, tanto bene, ecco, sì. Gli sì. Fa le coccole pure, dormi, sì, paparino, tutto, dormi, tutto. Lo accudisce sì. E poi alla fine va a letto, si addormenta, sì. Sto scherzando. E allora? Va bene. Giochiamo. Allora. No, stiamo giocando perché... Allora, in Francia, dove sì. Vivete? A Nizza. A Nizza? Sì. Hai capito? A Nizza. Sulla Costa Azzurra. Si sta bene lì. Abbiamo avuto qualche problema? Sì, un po' di problema, ma va bene adesso. C'è paura? Un po', sì. Un po', eh. Ah, Cosa fate lì? Lavora lei? No, non lavoro più. Mi occupo della mia mamma e dei nipotini. Dei nipotini. C'ho tre Quindi figli. Fa la nonna? La nonna. A tempo pieno? A tempo pieno, no, no. Un po' per me anche. Un po' per... E invece suo marito che fa? Fa l'operatore di ripresa? Sì. Lui riprende? Sì, sì. No, mio marito lavora all'ospedale. Come si chiama suo marito? Massimo. Massimo Calabrese? Sì. E emigrati quanti anni fa lì a Nizza? Di quanto siamo a Nizza? A Nizza, sì. Ah, io sono nata a Nizza, mio marito è nato qui invece. E tu dove sei nato? Io sono nato in Francia, però lui è venuto, siamo venuti qui e lui aveva... Cioè quando vedi il sangue calabrese, l'aria calabrese, e l'hai concepito qua? Io ho una casa a Cittanova, gli ho detto ai miei figli, voi non dovete mai venderla, quella casa lì. La dovete tenere sempre? Perché dovete venire a Cittanova tutti gli anni. Ho quattro figli. Hai detto cioè a giro vengono tutti? Tutti. Bravo, tutti è una cosa gli bella anni. Questa. Tutti perché tu devi anni. Sapere come ti chiami di nome tu? Gianni. Gianni, Lino. Lino, lo so. Ah, me lo sa, ok. Allora, la conosco. Grazie già. Io ho detto una cosa. Noi qui abbiamo investito molto negli anni perché la seguiamo da 16 anni, lo dal so. Primo anno. So. Noi a questa città abbiamo dato molto in popolarità, in quello che è la gente che si diverte, perché Cittanova non doveva essere ricordata solo in negativo, ma anche in positivo. E noi con Francesco D'Agostino, con questa azienda, abbiamo dato il massimo. Purtroppo ci vorrebbero tanti, ci vorrebbero 4-5 D'Agostini a Cittanova per stare un po' meglio, perché Cittanova è un paese piuttosto chiuso, morto. Ma lei sa che nell'impresa di D'Agostino lavorano 50 famiglie, 50 persone, so. Che l'economia. Per questo gli sto dicendo che D'Agostino ci vorrebbero 4-5 sì, e sì. Si stava meglio, si stava bene, meglio a Cittanova. Bene, bene, allora intanto noi a proposito, seguitemi in Francia avete la piattaforma Sky, lì, avete il decoder? Sì. Sono sull'875-879, ma sai quanti francesi mi chiamano? Ah. Tanti, tanti italiani calabresi che sono lì. E allora ci seguite? Sì, sì, sì. Ecco, RTC Tele Calabria, il canale Viva l'Italia Channel su Sky, va bene? Va bene. Allora, tanto, basta che chiedete all'azienda D'Agostino che vi diranno tutti i dati. Noi lo mandiamo in onda martedì. Allora, quando rientrate? Sì. Quando rientrate in Francia? Fra 10 giorni. Ah, quindi... 10 giorni. Chi è che paga? Che paga? Chi paga la vacanza? Io. Ah, tu? Ok, infatti c'era anche uno che parla. Un figlio. Verga. No, scusa. No. In parte lui. In cioè, parte fammi capire. Chi la paga? La paga papà o paga un figlio? La pago io. Ma cazzo tu. Ma che cazzo tu? No. Diciamo, ci fa un bip bip, però ci sta bene. Sai, vai a mare. Però un papà così è sì, buono, sì, no? Sì, certo. Va bene, no? Sì, sì, sì. Gli vuoi bene a papà? Certo. E dacci un bacio. Vai. dacci un bacio. Dai. No, è bello perché tu... Ti bacio pure io. Io la ringrazio moltissimo. Continuiamo ancora perché noi... Io l'ho sempre seguita. Grazie. Sempre seguita. Grazie. Anche a Spilling. Abbiamo visto la cosa di Spilling. Allora facciamo una cosa, noi continuiamo ancora con questo appuntamento, stiamo raccontando in qualche maniera quello che poi è la gente genuina, quella che è il nostro territorio, la nostra Calabria. Ne approfitto perché volevo salutare questo amico che i reitano che ci seguono dal villaggio reitano, è vero? Sì, sì, sì. C'è
Sempre, sempre, tutti gli anni siete sempre seguiti, specialmente tu. Grazie, salutiamo quindi gli amici e i fratelli Mimmo e Gegè del villaggio Reitano, sono lì il paese, io ci sono stato quando è mancato ad Agrate, quando è mancato Mino Reitano, l'unica televisione, l'unico conduttore televisivo che è andato a salutare Mino Reitano è stato Lino Polimeni. Questo per ricordarlo a tutta la Calabria e i calabresi nel mondo che abbiamo fatto, abbiamo reso omaggio a Mino Reitano registrando quel momento drammatico che qui Reitano ha dato molto, ha cantato, ha dato il cuore a Cittanova abbiamo fatto, guarda, io voglio chiedere alla regia, guarda, mi ha commosso questa cosa, voglio chiedere alla regia di trovarmi un pezzo di Mino Reitano quando era a Cittanova accolto dalla folla immensa e dalle canzoni bellissime che lui cantava. Io spero di trovare questo pezzo e di mandarlo in onda. Andiamo ancora avanti, continuiamo. È bello tornare a casa. No, questo è Polimeni, no, questa è un'altra televisione, sapete quella su 5 Stelle, diciamo, raggio di sole Polimeni, mentre lui era Rai 1, 2, 3. Io direi che a questo punto, ciao, vi prego di fare un applauso a questa iniziativa straordinaria che è la Festa Nazionale dello Stocco, il Stocco al sindaco, alla Provocco, al sindaco Francesco Morano che ha avuto questa idea straordinaria insieme a Pino Gentile della Provocco e all'amico D'Agostino, Stocco e Stocco. E io lo faccio per Stocco. È stato nominato ambasciatore di Calabria, ecco, io volevo dire le cose, è il popolo di Calabria che si è nominato ambasciatore. Grazie, io vi voglio bene, ecco, lui è il Pino Gentile, e questo è D'Agostino, ecco qua D'Agostino, mando un amico un po' con tutto il mondo, eccolo qua D'Agostino, forte, stocco e stocco, stacca di sacco, dai, vai, Polimeni, fammi cominciare, un anno, guarda come te la faccio, vai, vai, Fratelizio Paoletti, vai. Gente di Cittanova, vengo a bere qui con voi, e amici siamo voi. Hai mangiato Marisa? Stai mangiando? Com'è? Sì. Bene, ciao Marisa. Ciao. Senti, io so che mi segui e quando io mi arrabbio tu tiri i pugni in cucina, molto. È vero? Sì, sui tavoli. Bravo, così. Sì, 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 no, stavo dicendo mia cugina perché non. Sei testimone, alzati allora. Di Bologna. No, se sei testimone. Io sono testimone. No, vieni, alzati, no, se sei testimone. Ma... Allora, un attimo. Posa il vino!
vai, parla la priagura. Non lo bevo da tanto. Sì, ok, si dice sempre così. No, è vero. Allora, cosa succede? Quando segue lei tira i pugni e tu la calmi. Dai pugni sul tavolo, una volta l'ho vista, perché io abito a Bologna. Io. Ma ci puoi seguire anche da Bologna, Ah sì? Su Sky 875, 879, tutti i pomeriggi. Okay. Io la seguo da tantissimo tempo. Cosa ti raccontava? Dimmi cosa. Un attimo. Cosa ti ha raccontato? Allora, vuole sapere? Mi ha detto, guarda, non perché, ma è bravissimo, è in gambissima e non posso dire altro perché mi ha detto anche delle altre cose. Preparato. È molto preparato. E poi ha detto anche. Che tira forte, che non guarda quando, faccia, quando tira i pugni sul tavolo, non guarda in faccia a nessuno. Bene, lo posso dire? Assolutamente sì, raccontiamo la Calabria. Sì, e allora, signora, lei da dove ci segue? E io la seguo da Laureana. Ah, da Laureana di Borrello, sì, quindi dalla piana di Gioia Tauro. Sì, il marito sta registrando, il marito è il nostro gancio. Metto vai, okay. È una fan. Ma posso conoscere anche i miei fan, non quelli che seguono? Sì, certo, certo. Una cosa è positiva. Un piacere per me. Assolutamente, anche per me. È un'occasione anche, intanto, di questa festa. Okay, com'è andata? Bellissima. Buona. È una festa. È la prima volta? No, no, sono diversi anni che ci vengo e ci ritorno sempre perché... Organizzata, pulita. Soddisfazione. Sì, sì, in pieno. Pieno davvero. La consiglio a tutti per chi non la conosce. È organizzata, pulita, si mangia bene. Organizzata, pulita, si mangia bene. Vengono a sparecchiare. Meglio dei ristoranti, come si dice. Sì, no. No, ma non c'è paragone. Marisa, io ti ringrazio, che ti devo dire? Grazie, non rompere perché no, tuo marito paga. Io veramente ringrazio mio marito per averla conosciuta, perché era mio desiderio conoscerla davvero. Vieni pure tu, così vieni. Il marito. No, no, e l'appoggerò. Ecco, ci segue, cioè, ormai questi perché? Cellulari. Tu diventiamo peggio dei cinesi. Tutti che registrano, giapponese e cinesi. Prego, scusi. No, signora. Si sente? Prima, quando parlai un giro. Sì, sono. No, no, sono calabrese, sì. No, sono calabrese. Mi vanto di essere calabrese, sono rimasto in Calabria e racconto la Calabria in Italia e all'estero. Tu ti chiami? Gregorio. Gregorio, grazie Gregorio. E il mio gancio, continuiamo ancora. Da dove arrivate? Allora, io sono calabrese ma vivo a Roma. A Roma. Beh, quando si parla della festa nazionale dello Stocco, a parte che a Roma ci sono 300.000 calabresi, cioè tutti, ma voglio dire, una bella organizzazione. Sì, sì, no, è veramente la prima volta che vengo. È la prima volta? Sì. Soddisfatto? Sì, sì, sì. Bene, buono. Lei? Io lei? Vengo da Cuneo. Ah, da Cuneo, ciao, buonasera. Buonasera, come sta andando? Bene, molto bene. Una serata ottima, pulita, fresca, vedo che pure lei ha avuto la necessità. Si sta benissimo, perché mangiare con il caldo, col vino, poi diciamo diventa più caldo, no? Sì, si sta bene. Lei, siete insieme? Sì, sì, siamo insieme. Il fidanzato? Certo. Hai capito. Ecco perché te la controlli a vista. Sì, sì. Proprio di fianco. Sono un calabrese. Perché hai la pistola qua? Ah no, cioè, sto scherzando. No, no, stavo scherzando. Diciamo che... È geloso, lo sai, no? È calabrese. Va bene così. Ti piace, però poca gelosia. No, un po' ci sta. E tu? No, mio è una via di mezzo. Una via di mezzo. Smettila di fare il pollo. Come gli fai tu? Fai il pollo evitando lui. No, no, no. È bravo, è bravo. Bene. Grazie, scusate, abbiamo giocato anche con voi. Buona continuazione. Ma scusa, ma vivete una Roma e una Como? Come fate? No, Como? A Cuneo. Come fate? No, siete trasferiti a Roma? Brava, prossimo matrimonio quindi. Ah, esagerato, no, no. Ora, da qui al matrimonio ce n'è. Vabbè. Per ora siamo nella stessa città. Intanto. Avanti, un passo. Si sono avvicinati. Ancora. Prima uno era a Cuneo, uno è a Roma. Si sono avvicinati. Però. Ma vivete insieme? No, no. Ah, proprio ancora separati. Beh, un po'. Separati in città. Un passo alla volta. Auguri, auguri. Bene, continuiamo ancora con questa serata meravigliosa. Guardate, come sempre. Buonasera. Buonasera. Ecco, come vedo la signora. Scusi signora, mangia gli spaghetti lei? E che è successo? Menù senza glutine questo. Ah, menù addirittura, non lo sapevo. L'associazione italiana. Mi faccia gelatina. Capire, quindi lei alla sagra dello Stocco le hanno fatto il menù senza glutine, e quindi, soggetti celiaci. Ho capito perfettamente, no, no, dico, so il problema qual è. E quindi non sapevo che lo facevano, lo preparavano qui in questo contesto. Benvenga, ben almeno venga. Anche. Almeno rimane con loro a mangiare lo Stocco, lei sente il profumo, ma si mangia. Ma è con lo Stocco? È con lo Stocco, sì. Come sta? Esattamente con lo Stocco. Sta andando bene? Benissimo. Vedo che tutti in compagnia qua, va bene, una serata ottima. Fresca, bellissima, organizzata bene. Poi seguirete la cantante?
Volentieri, sì. Arrivate da dove? Da Cittanova. Ah, giocate in casa? Giocate. Sì, sì, sì. Una bella cosa per Cittanova questa, eh? Sì, sì. Bene. Come ha detto, scusi? Ah, da Polistena, Polistena. Noi abbiamo fatto, l'ho detto, la notte dei giganti abbiamo fatto, bellissima serata. Un abbraccio. No, no, non parlo, non parlo, no, non parlo. Non ci parlo. Cioè, è bello che non ci parlare, non vai in me mugheri, parla guida, però qua c'è pure mia. Dove va? Da dove arriva? Sono di Cittanova, ma vengo da Milano. Cittanova? Ma quanto sei da Milano? C'è un sacco tanti, di gente tanti, a Milano. Sì, sì, sì. Oh, amici che ci seguite dalla Lombardia, perché è importante. Molti ci seguono dalla Lombardia attraverso la piattaforma Sky 875-879. È straordinario perché sapevo che sono tanti, ma quale posto? La provincia dove? O Milano? Provincia di Milano. Dove? Sedriano. Sedriano? Sedriano. 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 Sembra Satriano di Catanzaro, invece no, è Sedriano di Milano. Di Milano, sì. Ecco, lei c'ha l'accento pure, è un po' sciosciò, ma mica tanto. Non lo fa lo sciosciò, no. È rimasto sempre. Non gli scivola la lingua quando no, parla. No, non mi scivola. Non scivola. Lei, la signora, scivola. Non scivola la lingua, quindi parla normale. In casa parla il calabrese? No, secondo. Sì. I figli nati là? No, nati qua, uno è nato là. Uno è nato, e quello che è nato là come parla? No, mamma dice sei terrona, mamma. No. Te lo dice? No, no. Dai, terrona. Perché tanto si parlava in italiano con lui in casa. Gli dice mamma sei terrona. Vabbè, ogni tanto. Vedi che siamo a Milano, gli dice ogni tanto. No. Grazie, continuiamo ancora. È straordinario, buonasera. Buonasera, tedeschi? C'è da Milano in Germania? I fascisti l'arani. Cioè, ho capito, lui non capisce niente e tu gli hai fatto capire che ti doveva sposare. Giusto, tanti anni fa. Quando è successo? 38 anni fa. 38 anni fa, tu eri in Germania? Sì. Papà ti ha portato là? Ecco. E hai conosciuto lui che ti faceva il filo? Sì, quando lavoravamo insieme. Lavoravate insieme? Sì, sì. Bene, gli vuoi dire come è successo in tedesco? Vi sta spassiata su Mischengelandas. Eri, cioè, hai sbattuto la testa quella sera? No! No, devi tradurre! Devi tradurre quello che io ti dico! Lui ha detto che mi ha guardato negli occhi e si è innamorato. Negli occhi? Innamorato e poi? E poi dopo 6 mesi ci siamo sposati. E che ti ha detto? La prima cosa che tu ricordi? Che ti ha regalato? Che mi ha regalato? Un portafortuna. Diglielo. Passassi un mio geschenk, se hai mai. Tu mi schienglantas. Ma senti, com'è? È vero, come si chiama di nome? Gerhard. Gerhard. È vero che lo... Come si dice braccino corto in tedesco? Kurzarm. Ah, wie heißt das? Unterarm. Braccino corto, cioè... Man hat einen kurzen Arm. È tirato, è tirchio. No. Questo no, questo no. E i cori? È di cuore. È di cuore. È di cuore come noi. Sì, sì. Ha pagato lui stasera. Cioè, figlioli, è il campione stasera. Cioè, mi devi cantare la canzone in tedesco. Cioè, lui sì, ora è il minimo che deve fare un ritornello in tedesco. È una cosa in tedesco, me la devi cantare. No, come no? Hai pagato tu stasera? Fai finta che sei ubriaco, che hai bevuto, dai, canta! Canta lei, dai, canta lei che è brava, vai! No, tu spingi, dai, una cosa tu, dai! Chi si ovvino una casa? Cioè, chi si ovvino una casa? Incredibile! Ma vedete che serate ci sono qua! Dai, signora, dai! Vieni qua, vieni, alzati! Vieni qua, alzati, vieni qua. Vabbè. Allora, vediamo un attimo, così, vieni. Vai. Allora, cioè, questo per farvi capire che la sagra è internazionale, dalla Germania, lui si chiama? Gerhard. E tu ti chiami? Grazia. Grazia, e Greiz? E Gerhard. Gerhard, da poco. Cantatevi la cosa quando siete a casa in Germania e pensate la Calabria e l'Italia. Trink, Brüderlein, trink. Und jetzt gehen wir nach Haus.
Ciao. Siamo qui a Cittanova. Avete capito cosa cantavano? Trink, trink, trink. Cioè, chi se bevono sempre? Ciao, ciao, grazie. È una cosa incredibile. Cioè, una canzone hanno fatto trink, trink, trink. Lì loro vanno, ma sono pazzi per la birra. Però questo è straordinario. Grazie ancora. Continuiamo con la serata. Adesso arriviamo con la possibilità straordinaria di raccontare. Guardate ancora quanta gente c'è, sono le 21:30 e stiamo facendo altri giri. Girati un attimo con me e guarda un po' la serata straordinaria legata alla festa nazionale dello Stocco, 13 agosto 2016, tanta gente, tanto divertimento. Stiamo scendendo per incontrare altre persone. Andiamo a incontrare il sindaco e il presidente della Proloco. È una poesia che ho scritto io per mia moglie. Ah, vai. Posso? Vai. Vola, vola mio angelo azzurro e attraversa il mare. Vola da lei e vai con amore. Dille che le mando un bacio in fondo al cuore. Vola da lei e porterò un biglietto. Dille che l'amo ancora con tanto affetto. Dille che la mia voce le arriva al cuore per sentire il brivido del primo amore. Ti mando queste parole con un gabbiano per dire ancora al tuo cuore che lo amo. Dille che le parlo a lei con filosofia, dirò al mondo intero che è sempre mia. Ti aspetto tutta la notte in riva al mare, questo gabbiano da me deve ritornare. Un bacio sulle labbra gli devo dare, il giorno per vegliare, la notte per sognare. Ma il sogno mio più bello insieme a te lo porteremo in fondo al mare. Questa è una. Bellissima. La seconda, no, dai, la seconda no, più bella ancora. No, la seconda, c'è il sindaco. Piacere. No, c'è un attimo sindaco che... Pino, aspetta, no, perché anche l'aspetto poetico, vai. La seconda. Sì, prima era dedicata a mogliere. Sì, alla seconda, vai. Anche a lei, anche non ho altre persone. Seconda, sì, tu sei la più bella di tutta sta via, eppur la più bella di sto paese. Se tu che fai le rose di ogni mese, la rosa tua è più bella ancora mi trasi. Quando gli vieni a te sarà più bella, e quando brilli in cielo sei una stella. Se tu una bella sirena di lumari, la notte tua mia mi fa sognare, e con questo cuore bello tra i mari. Ti porto sull'altare, o vita mia, per mostrare 100 anni insieme con te. Se tu amori bello come una rosa, ma l'aquila sogno io che viene a ta basa. Ciao! Mamma mia, una cosa, applauso! Cioè, veramente. No, no, basta! No! Ma no, ma ne abbiamo dette due! Ma lasciatemi stare! Ma per favore! Vai, ma una cosa. Mare, che da millenni tu stai sotto il sole! Chissà quanti amori tu hai visto sbocciare e quanti labbra rosse da baciare! Mi hai regalato questa notte per sognare, ma il sogno mio più bello te lo porto in fondo al mare! Mare, se Dio ti desse la voce per parlare, tu rimproveresti anche il pescatore! Mare, un ultimo saluto e debbo andare! Ci rivedremo presto, ci puoi giurare, ciao! E ci diamo un microfono, mare, ciao! Una cosa incredibile, sindaco, veramente personaggi. Buonasera sindaco, buonasera, e il presidente della Proloco, non l'ho visto. Buonasera, intanto serata eccellente, tanta gente, sono come felice, sempre, strapieno. Sono felicissimo perché ancora una volta Cittanova è al centro della Calabria in questo momento, e sono felicissimo proprio. Ecco, noi siamo presenti a raccontare come sempre. Pino, vieni Pino, non puoi andare in questo momento. Ecco, dicevamo, una grande risposta in merito alla gente, dicevo, col sindaco. Bene, una bella risposta, ma anche tanta gente da tutta Italia, Da tutta Italia, e questo anche dall'estero, e questo dimostra che insomma intanto il grande lavoro di sinergia che c'è tra l'associazione, la Proloco, l'ente pubblico, il comune, tutti gli enti pubblici che diciamo patrocinano questa serata, iniziativa e questa serata, e poi il ruolo fondamentale dell'azienda Stocco e Stocco. Beh, c'è da dire che quanta gente c'è, sindaco? Tanta, non riesco a... basta guardare, Stiamo guardando, piatti, continuano a spornare piatti e vassoi che volano, che è una cosa che... Quanta gente... Intanto quanti passi? Abbiamo qualche numero ancora? Ma noi l'anno scorso abbiamo fatto, mi pare, sui 15.000. 15.000 piatti, 15.000 vassoi. Vassoi. E dobbiamo raggiungere questo obiettivo, ma ancora non abbiamo... Anche raggiungere. Perché l'obiettivo dell'anno scorso è stato già un grande successo. Io direi che... come l'anno scorso è una cosa quasi difficile da raggiungere, però ma abbiamo raggiunto l'apice
non so se riusciamo a fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ma una cosa è certa, abbiamo compensato con una manifestazione che è stata varia, da una settimana di battaglia, con cultura, con mostre, con... Ma quanta gente scende, guarda quanta gente... Filmate, una cosa eccezionale, questo che ci ripaga Carolino, sono queste cose, quei filmati che vediamo nella tua trasmissione, grazie a te, una cosa meravigliosa, che vediamo, ecco, sono questi, prego, filmate. Parlano da sole anche perché dà l'idea anche della presenza, della conferma, della qualità, perché sulla qualità, sulla bontà e su quello che questa festa ormai da 16 anni che noi seguiamo non tradirà mai chi viene in questa città a divertirsi, intanto con un ingresso libero dello spettacolo, che questa è la cosa importante, poi questa bella festa che riunisce e che ritrova tradizioni anche popolari. Sì, certo, questa è una cosa importante. Io direi che aggiungevo poco fa, sentivo parlare di tutta Italia. Io correggerei qualcosa, anche dall'estero. Sì, non abbiamo sentito dalla Francia, Germania. Ecco, questa è una cosa importante. Quando l'idea è venuta di chiamare festa nazionale, non a caso. Non a caso. Quindi stiamo raggiunti al 16° anno, potremmo aggiungere un pezzino senza presunzione. Pizzichino di internazionale, bene, perché bene. Vengono con piacere da fuori pure queste. Bene, allora abbiamo un attimo la battuta, intanto sindaco, poi ci vediamo sul palco per salutare il grande pubblico, perché poi presenteremo in anteprima anche Giusy Ferreri che salirà sul palco. A dopo allora. Grazie a te per il lavoro che fate e per la promozione che fate per di questa bellissima festa e di Cittanova. Grazie tante, Lino. E questo vino bello portato da cantina, non brindisi di cori, ci facciamo pure a Virginia, non brindisi di cori, ci facciamo pure a Virginia. Adesso a raggio di sole e a Lino Polimeni, vieni, avvicinati di qua, vieni con la musica, sentiamo la musica, vai, allora, un minuto qua, un minuto, bello. Quando partimo noi, non toccamo le freni, cori, Allino Polimeni, lo prendesi di cuore con Allino Polimeni. E non saluto bello, questo bicchiere vino, ancora salutamo a Polimeni Nino, ancora salutamo a Polimeni Nino. Evviva! Vai, continua là, grazie. Chiro che fa di voi, lo signore muove i coli, lo brindisi di cori alla troppi raggi soli, lo brindisi di cori alla troppi raggi soli. Fermate. Pino, bravo. Fermate. Vi sta considerato casi vintaggi, lo brindisi di cori, ci faccia tutti quanti, lo brindisi di cori, ci faccia tutti quanti. E nostro salutero, facciamo col ritocco, montavi la saluti, sa sagra di lo stocco, montavi la saluti, sa sagra di lo stocco. Applauso, oh, qui non scherziamo, questa è la serata numero uno, è la festa più importante in Italia dello stocco. Per gli amici d'Italia all'estero, siamo a Cittanova, è il 13 di agosto 2016 e la musica vai! Lo prendesi di cuore, pura Veronica. Salutiamo amici, ora compari Cheli, compari, quanti compari, vai! Un bello di cantina, lo prendesi di cuore, ora signora Rina, lo prendesi di cuore, ora signora Rina. E continuiamo, vieni. Lo prendesi di cuore a compare Massimoccio, lo prendesi di cuore a compare Massimoccio. Evviva compare! Eccolo primo! Tanta girata amici, tanto cara e tanto bella, e dai un caro onore, collina Tarantella, e dai un tanto onore, ma ballo collino la Tarantella. Evviva compare! Hey! Zumba e bola, zumba e bola.
permettiti mo saluto a compare Pino Gentili, permettiti mo saluto a compare Pino Gentili. E viva compare! Ehi, qua la festa! Attenzione, si continua! Saluto bello, buona Franco, Franco, saluto bello, buona Franco. È incredibile, però va bene. E basta ti cammisi, non brindisi di cuore a tutti i calabrisi, non brindisi di cuore a tutti i calabrisi, ma anche a quelli in Italia all'estero, i calabresi in Italia all'estero, bevi, carica, accendi i motori. E un saluto bello, quadrato e tondo, avremo un saluto a tutti amici in ciao mondo, facciamo un saluto a tutti amici in ciao mondo. Piso, non brindisi di cuore allo sindaco Zigoniso, non brindisi di cuore per allora Zigoniso. Ragazzi, noi continuiamo perché qua quanto finisce, no? Fermate. Dobbiamo andare avanti. E faccio lì saluto e non mi d'accorgio, e no saluto bello per di Giorgio, e no saluto bello per al sindaco di Zigoni che salutiamo, buonasera. Insieme a tutti gli amici noi ringraziamo, chi siete voi? E a Manzali saluti, li canti e balli, Peppiglia e Racindavi, erba per cento cavalli, Peppiglia e Racindavi, erba per cento cavalli. Tutti Peppiglia e Raci, bravo, complimenti. Peppe, di dove sei? Cinque Fronti, ferma, continua un attimo, parliamo un attimo con te, ma è una bella cosa, tornare indietro nel tempo, così. Guarda, questa è una cosa che accomuna tanto, è una cosa semplicissima, cioè però magari fare un saluto a ogni singolo cittadino, diciamo, è una cosa che sempre è gradita. È gradita, è un saluto. Allora in mezzo a mille persone, quelle persone lì che viene salutata si sente al centro dell'attenzione, anche per un secondo però al centro dell'attenzione. È una cosa bella. Senza nessuno trascurare. Senza nessuno trascurare. O tutti i figli o tutti i figliacci, Lino. Bene, noi a questo punto con Franco. Giuseppe. Salvatore Megna. Giovanni Cattolico, all'organetto. Daniele Spanò, Lira e Caione. E loro sono chi? È una band? Allora sì, noi nasciamo come gruppo che facciamo serenate. Di serenata. Allora, ogni tanto zio, anche sotto il balcone. Ma ti ricordi quella sera a San Rosarno? Ma anche sotto il balcone? Sì, proprio sotto il balcone. Grazie. Allora, visto che ci piace tornare indietro nel tempo, questi amici che sono a tavola, forse ricostruire anche quella serenata sotto il balcone. Come faceva Giuseppe? Allora andiamo sotto la finestra. Ancora oggi? Sì. Nel 2016? Lino, guarda Lino, allora qualsiasi futuro deve avere per forza un buon passato. È vero. È così. E quindi l'uomo viene da te e che ti dice? Allora dice, senti, voglio fare la serenata alla mia ragazza, Giuseppe, gentilmente, sì, va bene, come no? Ci mettiamo d'accordo, invita i parenti, invita amici, non dicono nulla alla ragazza. E balcone volte, primo piano? Sì, primo, secondo. Tante volte andiamo sotto la finestra e 5 minuti, e 10 minuti, e un quarto d'ora. Perché si deve vestire, magari c'è anche piangendo perché proprio non lo sa veramente. Glielo come pigiama? Sì. Sento, sì. Pieno, ferma del camino. Allora, diciamo, la luna si specchia, vedi dal tuo balcone. Alcune non sanno niente. Grazie. Allora, vai. E tu sei nascosta dietro le tue tendine. C'è la chitarra, c'è. Allora iniziamo con la chitarra e la voce. Allora, dai. No, scusa, ci siamo. Figlio, posate sto bicchiere di vino però. Posate sto bicchiere di vino. Allora, attenzione, vieni qua un attimo. Possiamo fare una canzone. Sei bella, sei ninfa, sei fata, sei piccolina, sei come piace a me. E l'altra notte mi sono sognato che ero nel letto e dormivo con te. Su vieni bella, affacciati al balcone,
So vieni bella a sentirmi cantar, io te le canto le belle canzoni, la mia chitarra le sa accompagna, io te le canto le belle canzoni, la mia chitarra le sa accompagna. Io te la faccio la veste di seta, io te la faccio di mille colori, tutta guarnita di rose e di fiori, in ricompensa del nostro primo amore. Tutta guarnita di rose e di fiori, in ricompensa del nostro primo amore. Oh, quante stelle ci sono nel cielo, oh, quante barche ci sono nel mar, quanto sei bella, oh mia dolce bruna, tu sei la barca ed io il marina, quanto sei bella, oh mia dolce bruna, tu sei la barca e io il mare. Applauso! Tutti complimenti, bravi, complimenti. Tornare indietro nel tempo, vizi e virtù dei calabresi, ma anche queste cose romantiche e meravigliose che in qualche maniera non trascurano quelle tradizioni popolari che certo, veramente sono di grande cuore. Ma come dicevo prima, io, il nostro passato è il nostro passato, non c'è futuro secondo me senza un buon vero, passato bene. Per costruire una buona casa bisogna avere buone fondamenta. È vero, e noi ci siamo e noi l'abbiamo raccontata col cuore e con la passione. Grazie ancora, complimenti. Grande ancora Lino. Grazie, buonasera, buonasera, buonasera Cittanova, buonasera. Beh, l'applauso non è corale per quello che è la festa dello Stocco, è uno sforzo enorme che noi facciamo ogni anno perché la raccontiamo da 16 anni e la cosa straordinaria nelle interviste che abbiamo fatto questa sera è vedere questa folla immensa che gli operatori stanno riprendendo, e la cosa più importante che tanti calabresi, tanti italiani sono in tutta Italia ma anche all'estero e ci seguono sulla piattaforma Sky 875 879. Possiamo salutare tutti i calabresi in Italia e nel mondo? È possibile? Quanti di voi hanno parenti, amici che ci seguono? Giusy Ferreri è la cantante della serata. Intanto invito il sindaco, un applauso di Cittanova. Buonasera al sindaco, buonasera, e al presidente della Proloco, Pino Gentile, se arriva. Bene, allora intanto so che vuoi ringraziare questo pubblico meraviglioso, perché ricordo che l'anno scorso, in questi ultimi anni, ogni anno è una vera lotta per gestire anche quello che è l'aspetto della viabilità di questa città, perché arrivano da tutta la Calabria. Intanto un ringraziamento speciale alle forze dell'ordine, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alle associazioni, alla Polizia Municipale, tutti quelli che hanno reso possibile anche l'ordine di questa serata e che tranquillamente noi stiamo presentando al grande pubblico. Sindaco, prego. Niente, intanto un grazie avvicina al meraviglioso pubblico che stasera è presente qua a Cittanova, perché questo ci inorgoglisce come paese vederli così numerosi, quindi testimonia che funziona questo lavoro e questa collaborazione che c'è tra l'ente pubblico, l'associazione La Proloco e naturalmente l'azienda Stocco e Stocco. Un grazie particolare a Francesco D'Agostino, senza di lui questo non si sarebbe potuto verificare, perché lo sponsor, l'azienda che garantisce la festa. Un grazie a tutti i volontari che hanno lavorato per la realizzazione di questa attività e mi collego anche a quello che diceva Lino Polimeni, un grazie a tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia e vigili urbani. Un ringraziamento poi va anche agli altri
enti pubblici che hanno collaborato per la realizzazione, la Regione, la Provincia, il Presidente Raffa. Quindi, e soprattutto rinnovo ancora il ringraziamento a tutti voi che siete presenti e ci onorate con la vostra presenza questa sera. Grazie. Bene, se arriva il presidente della Proloco noi andiamo avanti. Allora, se c'è Pino, anche perché dobbiamo ringraziare anche la Banca Popolare Cooperativa di Cittanova che ha reso possibile, anche in collaborazione. Io mi lega, devo dire delle cose importanti questa sera perché sono qua. Intanto ringrazio tutte le televisioni che sono presenti e la stampa. Io seguo questa azienda da quando è nata. È nata 16 anni fa. Mi arrivò una telefonata, voglio raccontare questa cosa perché ogni volta che la racconto mi emoziona. 16 anni fa arrivò questa telefonata dell'imprenditore Francesco D'Agostino. C'era un piccolo negozio che è qui a Cittanova, un negozio 4x4, lavorava la moglie e la cugina. Io facevo una trasmissione televisiva che molti di voi ricorderanno, era Telespazio ed era Kenny in Camera Show, un grande successo televisivo, fu il programma più seguito nella storia della Calabria. Bene. E iniziò così questa storia, una storia importante legata ad una persona che io voglio bene, più di un fratello, una persona che io stimo tantissimo e che vorrei che arrivasse da parte del pubblico questa sera un applauso forte, con grande passione per il lavoro che questo signore fa tutti gli anni. È una persona straordinaria che io ringrazio e continuerò ad essere suo amico. Grazie ancora a Cittanova, non arriva il presidente della Proloco, mi pare che devo ringraziare e salutare. Bene, vi lascio con Giusy Ferreri. Ciao, ciao. Quando piove, che cos'è che mi fa star bene? Che succede dentro a me che non so spiegare?